Ben ritrovati amici di Teleprima, siamo qui al Palavignola di Caserta, Golden Tulip Volato 2.0, Corrado Olimpia, Teodora, Ravenna, pool promozione, quarta giornata, ne abbiamo viste di tutti i colori, primo set che ha portato la firma di Ravenna, 23-25 il parziale, e nel secondo set la Volato aveva un vantaggio di 7 punti quasi nel finale appunto del parziale, grande recupero di Ravenna. La gara, il set anzi, è andato avanti ai vantaggi, è sembrato veramente infinito e la spuntata, proprio la Golden Tulip Volato 2.0 Caserta, 30-28. Non abbiamo quasi più voce, siamo solo al terzo set, quindi la gara è ancora lunghissima. Oggi ottima cornice, come sempre, al Palavignola. E vi ricordiamo che la Volato 2.0 e la società del patron turco portano in giro per l'Italia, anche al palazzetto, le eccellenze casertane. Nella scorsa gara in terra abbiamo visto la mozzarella DOP Chirico, invece alla fine della partita ci sarà una degustazione dei vini DOP e IGP della cantina Caputo, per un progetto veramente molto interessante di un percorso intreccio enogastronomico con i beni monumentali della nostra bellissima terra ed anche le eccellenze enogastronomiche. Abbiamo visto il primo punto di Ravenna, ora attacco della Volato 2.0 che non sbaglia con un'attentissima Laura Frigo che lancia la sfera proprio lì dove nessuno può arrivare, ed è proprio la nostra numero 10 al servizio, indicazione di coach Bracci, posto 5 come sempre, batti lì proprio dove c'è la numero 1, ma è Gioli che vede Ludovica Dalia fuori posizione e che infatti non riesce a difendere questo attacco. E la numero 6 Leiva al servizio, sappiamo, conosciamo ormai il suo servizio, tutto effetto, potenza. E Maria Perez Gonzalez ci va di palo netto, ancora il muro, repice Perez, la palla sfila via verso Alessia Ghilardi che non ci arriva. 3-1 per Ravenna. Vediamo ritornare al suo posto anche il tifoso Doc Tony Tammara, che aveva cambiato strategicamente posizione rispetto al solito, si era messo al centro del Taroflex, ma la Caramanzia è importante, quindi si va a ristabilire un po' più in alto verso la sua zona abituale. Fortunata Ravenna in questa occasione, che ha a disposizione il nuovo attacco ed è lì al centro tra le linee. Ed è ancora un punto per Ravenna, inizio difficile in salita per la Golden Tulip Volato 2.0. 4-1 il punteggio, tabellone. Sicuramente qualcosa da limare per coach Bracci, che cammina in maniera nervosa. Servizio alto anche se non di molto. Punto Caserta, 4-2. Subito un inizio di set abbastanza complicato per la Golden Tulip, perché dopo la batosta, nonostante la vittoria del secondo parziale, la batosta anche psicologica, perché avere 7 punti di vantaggio e poi andarsela a giocare ai vantaggi vincendola solamente a 30 non è stato sicuramente facile da digerire per la formazione di coach Marco Bracci. E siamo 4-3 e al servizio c'è il nostro opposto, Maria Perez Gonzalez. Si gioca, palla per Lotti che riesce a sfruttare le mani del muro non proprio perfetto di Dalia, e Ravenna ha 2 punti di vantaggio, siamo 5-3 per chi batte. Melli, Dalia ancora per Melli in 4,
buona difesa da parte di Ravenna, fast per Ripic che però non riesce a fare male, ancora non c'è il tocco, palla out della numero 1 Bacchi. E torniamo ad essere meno 1 con al servizio la nostra Giulia Melli. Richiede, palla in 2, ed è proprio lì che va, anzi va in 1. Ce l'arriva con un mezzo secondo di ritardo, quel mezzo secondo che permette all'attaccante avversario di poter sfruttare le sue mani e chiudere con un muro out. E siamo 6-4, tocco di seconda di Ludovica Dalia. Alessia, punto a punto, e questo dimostra che sarà anche questo set anche abbastanza lungo. Speriamo non si arrivi a 30 e il resto, o almeno solo in una situazione magari di svantaggio per la volante, ma speriamo ovviamente che ci sia sì questo elastico, ma che la volante trovi presto un break più che positivo. La Venna non è assolutamente intenzionata a mollare, l'abbiamo visto anche in questa occasione con l'attacco nella numero 8 Alice Torcolacci. Sono proprio le ospiti che si riportano al servizio con la numero 9, la solita Grifoglio. Ci pensa Melli con qualche difficoltà, attacco di Capitancella proprio lì dove non può arrivare Lucia Bacchi, anzi lo fa in maniera imprecisa e conquista così il 6-7, meno 1 Ludovica Dalia al servizio con coach Bracci che in panchina ne approfitta per parlare. Vittoria Repice, buona difesa della stoica Alessia Ghilardi, la nostra combattente, e si ferma la palla sul muro. Perez la rimanda dall'altro lato, free ball per Ravenna, attacco di potenza che si infrange sul muro rosanero che impreciso lancia la sfera in out. Ancora un distacco di 2 punti con Lucia Bacchi, la schiacciatrice al servizio. Coach Caliendo osserva tutto dalla sua postazione, da nota movimenti della volalto, ed è punto proprio per le rosanero, così come evidenziato anche dal secondo arbitro. Si arrabbia coach Bracci, dà la carica in particolar modo a Giulia Melli, capitancella, ancora al servizio. Difende questa palla al numero 17, palla che poi passa tra il muro rosa-nero, qualche difficoltà anche per il libero di Ravenna. Ancora l'attacco del 17, pallonetto di Giulia Melli, ancora fortunata Ravenna che con il libero veramente sta facendo fuoco e fiamme, e la forza impressa da questa palla sorprende Alessia Ghilardi e questa volta non può nulla. Sì Alessia, però non riusciamo a sfruttare le palle che ci regala poi Ravenna, anche perché abbiamo avuto la possibilità di contrattaccare almeno 3-4 volte, poi non riusciamo a mettere palla a terra. E questo poi si paga, come si paga, come paghiamo anche questo muro, con una difesa non proprio eccezionale, eccezione non proprio eccezionale, pardon. E Jeremis ci fa male a muro, e Ravenna prova ad allungare con un più 3, e poi c'è il servizio. Dalia per Perez, e la chiude finalmente bene questo attacco tra le linee. Sono 2 punti da recuperare, però siamo ancora ad inizio 7 e tutto è ancora possibile. Frigo al servizio, cambio del servizio,
ci ha provato anche Yaremissa ad abbatterci, ma non ci riusciranno mai. Otto undici. Melli, buona ricezione. E ottimo il primo tempo di Vittoria Repice. 9-11 e al servizio c'è Maria Perez Gonzalez. Doppia della palleggiatrice Agrifoglio, siamo meno 1, 10 Caserta, 11 Ravenna. Coach Nello Caliendo si toglie anche la tuta e resta a braccia corte perché il palazzetto inizia ad essere incandescente. Melli non riesce ad attaccare Agrifoglio per Silvia Lotti. Questo è un gran bell'attacco da parte di Lotti, che passa in diagonale nei 3 metri, nei 4 metri massimo. Questo è un punto importante. Prende palla e va anche al servizio. Melli, Dalia, fast per Repice. E questo è un punto che bisogna darlo a Ludovica Dalia. È stata cosa da recuperare questa palla praticamente sotto la rete, ma alzarla in modo perfetto per la nostra centrale Vittoria Repice. 5-6, la palla richiesta alla Repice. Ancora una disattenzione a muro per Caserta e non riusciamo ad acciuffare il pareggio. Alessia. No, purtroppo no, Ernesto, stiamo vedendo una maggiore attenzione da parte della Volatto, ma c'è sempre poi quell'errore che non dà modo di far partire le rosa nero in break positivo. C'è il pallonetto Maria Perez Gonzalez, fribolla anche per Ravenna, tacco di potenza per Capitancella, ma ottima difesa delle ospiti, ancora ricezione per Giulia Melli, prova a sorprendere tutte Ludovica Dalia. Ed il muro! Repice c'è là! Fa la differenza! 13-12 e ora è fondamentale conquistare questo pareggio, Ernesto. Fondamentale. Ci va proprio lei. Vittoria Repice al servizio. Indicazioni solite. Ormai lo conosciamo, il posto in cui indica coach Bracci di battere, proprio lì che va la sfera. Peccato, un attacco molto intelligente da parte di Ravenna che conquista così nuovamente il più 2, ed è proprio in questi momenti che Ravenna sa bene come fare male. Comprensione c'è la Frigo, altro punto regalato alle avversarie, che è stato un regalo stratosferico. Coach Bracci sveglia le sue, arrabbiatissimo per la gestione di questi ultimi punti, e non potrebbe essere altrimenti. Adesso ascoltiamo le urla del coach fin qui, però ci vuole. Palazzetto capisce il momento di difficoltà delle ragazze. E questa carica deve arrivare in primis dal coach, da chi è in panchina, da chi ha tanta esperienza, da chi sa come gestire questi momenti. Come un campione, come coach Bracci. E dice alle ragazze che ovviamente devono giocare cattive, senso sportivo, agonistico. Devono metterci quella cattiveria che conosciamo bene
per vincere questo parziale. Proprio così come vuole Laura Frigo. Qualche sorriso anche tra il primo arbitro e il secondo, che si ritrova poi in una parte infuocata del Taraflex. Posto 4 per la battuta di Ludovica Dalia. Muro out, c'è coach Bracci che interrompe la corsa sfrenata di Alessa Ghilardi, che molto probabilmente non sarebbe comunque arrivata su quella palla già out. Ernesto, sarà servita la carica di coach Bracci? Deve servire per forza, Alessa, anche perché questa partita bisogna recuperarla, e se vogliamo i 3 punti bisogna vincere questo set, anche perché Ravenna sta dimostrando che è una gran bella squadra. Ma le urla di coach Bracci devono dire che bisogna lottare su ogni pallone, essere cattivi. Come questo muro! Come questo muro, è questo che ci serve! È questo che ci serve anche questo abbraccio! In mezzo al campo, tra tutte le nostre atlete. È il momento delicato della partita, ma anche del campionato. 6-1 chiede coach Bracci, e c'è proprio lì che mette palla in 6 sul libero Rocchi, palla in 4. E qua bisogna fare gli applausi alla numero 17, Silvia Lotti, che mette palla nei 2 metri, non nei 3, nei 2 metri. Brava lei. Questo pallone è imprendibile. 14 Caserta, 17 Ravenna. La palla è out del secondo libero, il numero 10, Nui Calisei, che poi esce dopo la battuta. E al servizio adesso per Caserta ci va Laura Frigo. Rocchi, Agrifoglio al centro per Gioli, primo tempo che non viene letto dalla formazione rosanero. Rientra in campo Alessia Ghilardi, ma ci sono ancora 3 punti da recuperare. 15 Caserta, 18 la Conad Olimpia Teodora Ravenna. Gli Aremis al servizio, palla abbondantemente out dell'opposto ravennate. 16-18. Al servizio Perez. Coach Bracci chiama palla in 5. È proprio lì che va la palla. Alessia, questa è l'esperienza. Gioli era in ritardo su questo pallone, ha visto le mani non proprio perfette di Melli, le ha solamente sfiorate facendo passare la palla sul nastro, che poi ha toccato la banda. A questo punto è punto per Ravenna, scusate anche il gioco di parole, e siamo 16-19, si gioca. Dalia, Melli, buonissimo questa difesa di Rocchi, così come è buono anche l'attacco di Ravenna, e siamo 16-20. Dalia di seconda, che però eccola, serve anche questo, serve anche un pizzico di fortuna. Siamo 17-20. Giulia Belli al servizio, un attimo di pausa per asciugare il Taraflex.
indicazione di coach Bracci, come sempre qualche difficoltà nella ricezione di Laura Bacchi, ancora e l'attacco di Giulia Melli, peccato. Molto peccato. Un abbraccio per parlarsi, per darsi ancora la carica. 17-21. Sembra che siano diminuite le percentuali di ricezione da parte della Volalto, infatti coach Bracci chiama subito al rapporto Marianna Maggipinto proprio per aumentarle. Ed è ancora il muro di Ravenna a fare la differenza, muro Torgolacci, Agrifoglio che blocca così l'attacco di Capitancella. 17-22, time out, coach Marco Bracci, che è ancora più arrabbiato di prima e non potrebbe essere altrimenti. Suona la carica, sveglia le sue ragazze, perché si era arrivati praticamente a un distacco di 3 punti che poi ha aumentato. Bravura degli attacchi di Ravenna, del muro ravennate, dell'esperienza delle ospiti, di qualche errore, di qualche imprecisione di troppo delle nostre ragazze. Si ritorna subito sul Taraflex. Cambio, fuori Giulia Melli, dentro Marianna Maggipinto, il nostro libero Jolly, che ben conosciamo proprio per aumentare le percentuali di ricezione, come dicevamo precedentemente, poiché era evidente che c'era qualche problema proprio in difesa. Ed è proprio per lei la prima palla. Vittoria Repice, diagonale precisa che trova però la difesa della solita numero 1. Ci pensa Alessia Ghilardi ed è punto di Capitancella. Vittoria Repice al servizio. Indicazione di coach Bracci, una conferma ciò che già sa. Attacco della numero 1 e il muro di Caserta da ancora la sua sterzata vincente. 19-22 e questa volta è time out. Nello Caliendo, che ha visto la Volalto riavvicinarsi, il coach Bracci ne approfitta per parlare ancora con le sue ragazze, dire loro ciò che non va, i punti di forza di Ravenna, i punti deboli della Volalto di questo secondo parziale. Ludovica Dalia suona la carica, anche le ragazze in panchina danno il loro costante contributo anche se non in campo, sostenendo costantemente il sestetto rosa nero. E si riprende da dove si era interrotto. 19-22, Repice in battuta. Nelle mani di Vittoria Repice questo momento delicatissimo del parziale. Buona difesa di Ravenna e sempre lei, la numero 6, Aremi Smendaro Leiva, a far male alla Volalto 2.0. Agrifoglio al servizio per il 19-23. Ripartita. E ci prova Laura Frigo, ma il muro vincente di Bacchi annulla questo attacco. Set ball per Ravenna, 19-24. Vediamo se la Volalto riuscirà ad annullarlo con questo attacco. Buona ricezione di Marianna Maggipinto dalla seconda linea. Perez, ancora ottima difesa di Ravenna ed è ancora la numero 6 a chiudere. Set 19-25.
continuerà questa gara. Si spera ancora per altri due set. C'è ancora possibilità per la Volalto di portare a casa punti. Strada ovviamente in discesa per Ravenna. Ai segnali positivi di crescita della Volalto ci sono stati, bisogna lavorare in precisione, in continuità, non bisogna avere cali di concentrazione, non bisogna deprimersi quando c'è un errore. La gara è ancora lunga, c'è ancora tanto da fare, serve la carica, quella di coach Bracci, quella del Palavignola, quella delle ragazze per recuperare lo svantaggio di questi due set. 2-1 quindi per Ravenna. Noi ci fermiamo ancora un attimo, un po' di pubblicità e ritorniamo sempre qui al Palavignola.